Ciao a tutti e benvenuti. Tanto un centrocampo nella rassegna stampa di oggi, in chiave Milan, in chiave nazionale, in chiave mercato. Tanto centrocampo perché si parla molto di Tonali in questo 15 novembre, giorno di Irlanda del Nord Italia, gara fondamentale per il calcio italiano, ma anche giorno di inizio di una settimana che ci porta dritti alla sfida sabato a Firenze fra Fiorentina e Milan. Si parla molto di centrocampo perché Tonali è imprescindibile per l'Italia e anche per il Milan, con il suo ingresso alla manovra azzurra è migliorata, scrive la Gazzetta dello Sport contro la Svizzera. Si parla molto di centrocampo perché appunto Tonali giocherà dall'inizio a Belfast e perché la Fiorentina affila le armi con Bonaventura. La settimana dell'ex Jack ci aspetta, scrive il Corriere dello Sport Stadio a Firenze. E poi mercato, perché si parla molto di Renato Sanchez. Secondo la Gazzetta il Milan sarebbe in pole, lui va verso la scadenza di contratto e sarebbe lusingato dalle proposte rossonere. Renato Sanchez, nelle due partite, soprattutto quella di San Siro, che il Milan ha giocato contro il Lille, nell'Europa League della scorsa stagione aveva fatto due grandi prestazioni, soprattutto a San Siro. È un giocatore che stava per venire al Milan già nell'estate del 2017, quando era al Bayern Monaco con Carlo Ancelotti. Carlo Ancelotti me ne parlò molto bene. Vedremo che cosa accadrà. Adesso vorrei parlare un attimo di Tonali e Locatelli, visto però che in nazionale Tonali va al posto di Locatelli. Intanto lasciate che vi presenti One Football, grande brand, grande portale, grande app. Esatto, One Football ha un'app gratuita che potete scaricare dalla descrizione di questo video, c'è il link, scaricatelo. L'app di OneFootball è gratuita, gratuiti sono tutti i suoi contenuti, fra cui gli highlights della Serie A italiana e di molti altri campionati nazionali in Europa. L'app di OneFootball vi aspetta. Perché Tonali Locatelli? Perché Tonali è entrato in campo al posto di Locatelli con la Svizzera. Secondo me possono tranquillamente giocare insieme perché hanno caratteristiche diverse. Qui veniamo un po' alle differenze, sarebbe fin troppo facile qui adesso parlare bene solo del milanista Tonali e non bene dello juventino Locatelli. No, non è questo il punto. Il punto è un altro. Il punto è che a volte vedevo un filmato di qualche settimana fa, il derby di Torino, il gol di Tonali salutato come il gol di un grande centrocampista. Manuel Locatelli è un ottimo centrocampista, intanto fa un mestiere diverso da quello di Sandro Tonali, perché Sandro Tonali l'abbiamo apprezzato ad esempio tanto nel derby di Milano per come andava a contrastare, a sradicare palla, a conquistarla, a lottare, a contrastare. Tonali in fondo è un giocatore in chiave Milan ad esempio molto più simile a Kessi che a Bennacer. Le sue caratteristiche fisiche di impatto sulla partita sono molto più simili a quelle di Kessi che di Bennacer. Se ragionassimo in chiave Milan, ma lui è evidentemente un giocatore della Juventus, Locatelli invece sarebbe un giocatore più simile a Bennacer, più di ricucitura, più di rilancio, più di impostazione. Un po' più ponderato Locatelli, un po' più tumultuoso Bennacer, ma quello è il ruolo. Quello che mi era dispiaciuto qualche tempo fa, io ho avuto occasione di parlarne in tempi non sospetti anche con allenatori molto importanti, che ritenevano Locatelli più forte di Tonali. Qui adesso non è il fatto di ritenere uno più forte dell'altro, non è questo il punto e non è questo nemmeno il contesto. Perché sarebbe, ripeto, sarebbe fin troppo facile, non sarebbe obiettivo, non sarebbe nemmeno credibile. Però, ecco, questa cosa la posso dire. Cioè, il tentativo che è stato fatto l'anno scorso di rinfacciare due cose al Milan, cioè dovevi tenerti Locatelli e non dovevi prendere Tonali, era sbagliato. Era un errore. Perché poi, e mi ci metto dentro anch'io, anche se io cerco di essere, poi segnalatemelo, se non mi correggo, se non mi emendo, se non ammetto degli errori, segnalatemelo. È molto più facile, adesso arriverà una cascata di segnalazioni, è molto più facile, man mano che si va avanti con gli anni, ricordarsi delle cose giuste che si dicono, piuttosto che delle cose che non si dicono, che si dicono sbagliate. L'anno scorso era passato il concetto che il Milan aveva sbagliato due volte, a cedere Locatelli e a prendere Tonali. No, non era così. Locatelli, per carità, fosse rimasto al Milan, sarebbe un valore aggiunto del Milan e sarebbe oggi un patrimonio del Milan. È stato ceduto in un momento di fortissima crisi economica, di cambi di proprietà e di dirigenze e di aree tecniche da un anno all'altro, quindi in un periodo particolare. Però
quando hai la possibilità, in quel, se avevi la possibilità in quel periodo di fare una cessione cash, dovevi farla perché avevi l'acqua alla gola. E poi il giocatore voleva giocare, il giocatore aveva sempre avuto la sua personalità, voleva andare, quindi insomma a un certo punto le cose si fanno non con i diktat delle società, ma sempre in accordo con i giocatori. Però ragazzi, io non voglio oggi dire, ripeto, che Tonali sia più forte di Locatelli. Certamente sono due giocatori diversi. Certamente Tonali ha un impatto sulle partite più marcato rispetto a Locatelli. Locatelli ha avuto De Zerbi come allenatore che lo ha valorizzato e consacrato. De Zerbi adesso allo Shakhtar. In effetti il Locatelli della prima parte Italia-Svizzera era un giocatore sostanzialmente da ordinaria amministrazione. A volte Manuel si rifugia nell'ordinaria amministrazione, quando poi è al meglio, quando poi ci sono tutte le condizioni per farlo, invece esce e imprime la sua firma alle partite. Tonali ha probabilmente caratteristiche tecniche e fisiche più marcate, e quindi certamente il Milan non aveva sbagliato a prendere Tonali. Ecco, questo possiamo dirlo? Possiamo fare 1-1? Così è politicamente corretto, così sono tutti contenti. Ci fossero state le condizioni e fosse rimasto Locatelli bene, anche se è tutto da vedere se senza De Zerbi in un Milan dove ti devi aggiustare per giocare, devi meritare per giocare, sarebbe cresciuto così tanto Locatelli nel Milan come ha fatto nel Sassuolo con De Zerbi? È una domanda, non ho risposte. Però il modo in cui vedo che è molto facile rinfacciare le cose al Milan. Se Locatelli fa bene nel Sassuolo viene rinfacciato al Milan, adesso invece che Tonali fa bene nel Milan, sì, si parla molto bene di Tonali su tutti i giornali, su tutti i quotidiani, mancherebbe altro, però si fa fatica a dire, beh, forse qualche giudizio era stato tranciato in maniera un po' avventata su Tonali. Ecco, questo sì. Speriamo bene per Ballotiré. Ho letto che ha saltato le due partite col Senegal, addirittura ho sentito parlare di strappi, di stampelle, insomma, a volte si ingigantiscono le cose, spero. Non penso che se si fosse strappato e avesse le stampelle Ballotiré sarebbe rimasto tutto questo tempo in Senegal. Speriamo bene. Come al solito le emergenze arrivano sempre negli stessi ruoli, i terzini, anche se Ballotiré di sinistra e Calabria di destra. Calabria, se poi non dovesse essere così meglio faremo i salti di gioia, però prepariamoci che qualche partita la dovrà saltare e speriamo che evidentemente possa riprendere prima possibile, nella maniera più sicura possibile, che tra Florenzi, Calulu, Teo Hernandez vadano tutti bene e riescano a mitigare l'assenza di Cala. Ragazzi, facciamo una cosa, ci vediamo, ci sentiamo dopo Irlanda-Italia, ci sentiamo dopo la partita, perché insomma stasera è una partita veramente importante per tutto il calcio italiano e anche per i nostri ragazzi che sono nel giro azzurro. A dopo la partita, ciao a tutti.